Buongiorno dal nostro quinto giorno a Rascines. Oggi abbiamo sfruttato la nostra terza salita e discesa gratuita negli impianti per ritornare sul passo, insomma, sul Monte Giovo. Oggi pensiamo di fare una camminata semplice, andare alla Malga Calice, che è oltre la Malga Rinneralm. E dovrebbe volerci mezz'ora, 40 minuti, ma a noi ci vorrà un po' di più. Mangeremo lì perché è già quasi ora di pranzo. E poi dobbiamo finire il percorso avventura montagna o cos'era, perché c'era tutta una serie di scivoli che non abbiamo ancora fatto, e anche il percorso Kneipp. Sì, perché c'è del scivolo e non te l'ho fatto. Abbiamo appena passato la Malga Rinneralm, che è quella là dove abbiamo mangiato l'altro giorno. Lì c'è il recinto con asini e vitelli. Questo è un bellissimo laghetto con tutte le tappe del percorso avventura in montagna. E questa è la strada in leggera discesa che va verso la Malga Calice e che ci accingiamo a fare. Il paesaggio è bellissimo, oggi è un tempo stupendo, c'è il sole ma anche le solite nuvole. Ieri ha fatto incredibile, e insomma, dopo aver visto il Monte Cavallo mi sembra ancora più bello qua su. Siamo arrivati a Malga Calice, che è proprio accanto a questo impianto che però è chiuso perché funziona quando ci sono le piste d'inverno. C'è una bellissima vista quando in realtà ora siamo un po' scesi, ma insomma, su questo bel. Questa bella montagna, su questa bella roccia spunzone, molto bello, gli abeti che punteggiano i pascoli, si vede anche dei 3000 coperti di neve, dai ghiacciai perenni. Questa passeggiata è stata molto bella, adesso andiamo a rifocillarsi però. Vieni. Siamo alla Malga Calice, questo è succo al lampone con acqua frizzante. C'era anche il ribes alla mela e al sambuco. L'altro giorno ho preso il succo di mela normale, però non era un granché, ho provato a prendere questo con acqua frizzante. E questo invece è molto molto buono, da provare assolutamente. Sempre alla Malga Calice abbiamo preso un piatto di formaggio bicio con patate al vapore, ci hanno portato anche del burro e un po' di insalata. È veramente saporito. Non sembra tantissimo, però è da provare. Poi non so come sarà insieme alla patata. Proviamo anche questo e alla verdura. Cos'è questo, mamma? Sì, ci sta bene, stempera un po' il Ma forte sapore. Comunque il formaggio grigio della Malga Calice da provare. Siamo sempre alla Malga Calice, dopo il formaggio grigio che sa proprio di mucca, con un buon sapore. Questo è il camembert alla griglia con mais, insalata e mirtilli che sono lì presenti. ce l'ha Tutto da pronto. mamma. Anche questo. Il formaggio grigio è più caratteristico, però anche questo c'ha le sue carte. Eccoci alla fine del Parco Avventura Montagna e questa è la parte più bellina della verità e noi ce la stavamo perdendo. Una specie di Parco Avventura vero e proprio con funi, vari giochi, lì c'è una specie di barca sull'acqua, scivoli alti, insomma un percorso molto bellissimo. Voglio scendere da qui. Sì. Parte di questo percorso avventura è anche il percorso Kneipp, che praticamente secondo cui camminare a piedi nudi anche nell'acqua fredda e calda, non so dove sia l'acqua calda, rafforza le difese immunitarie, e quindi questo è il percorso a piedi nudi e poi c'è la vasca con l'acqua gelida. Fallo te, amore, fallo te. Perché non lo puoi fare anche te? Come Visto che siamo vicino a Vipiteno, come non fare un salto alla latteria Vipiteno, quella che produce i famosi yogurt ma anche tanto altro. Non so se sarà possibile filmare dentro, comunque andiamo a cercare vari doni. Siamo di ritorno nella fabbrica della latteria di Pitero, dove siamo stati al piccolo shop. Abbiamo preso un po' di cose, innanzitutto questa borsa frigo piccola e carina che ci servirà per portarci del cibo al lavoro. Poi abbiamo preso una confettura di lampone che mangeremo a colazione con questo yogurt, che ci si trova un po' in tutti i supermercati. Tieni, Alice. Poi, ecco, questa è la cosa più bella che abbiamo preso,
il sciroppo di lampone, sì, lampone, che con questo faremo il cibo, cioè il succo che abbiamo fatto oggi, praticamente con acqua gassata. E questo faremo quell'affare che si chiama tipo schoff, qualcosa del genere, che abbiamo fatto vedere oggi, che era appunto lampone acqua gassata. Ci hanno detto alla latteria come farlo e quindi prossimamente vi faremo vedere anche come si fa. Tieni, Alice. Poi abbiamo preso un po' di formaggio, questo è il formaggio di Sexten, che è bellissimo, e Kabuki, c'ha un odore bello intenso. E poi abbiamo preso anche mezza caciotta bio con il fieno dentro, fantastica. E poi, siccome ci piacciono i formaggi, abbiamo preso anche il formaggio grigio, che questo abbiamo mangiato più volte in questi giorni. È chiaro, non si vedono perché sono incartati, però pezzettino di formaggio grigio. E poi per la colazione, vabbè, questo è yogurt mirtilli che si trova anche dal nostro supermercato. Questo invece non l'avevamo mai visto, che è yogurt magro su lamponi verdi. E questa sarà insomma la nostra colazione di dopodomani. E per oggi credo che concludiamo questa giornata. Domani andiamo in Valle di Danna, speriamo che non piova, il tempo sta cambiando, comunque ci vediamo domani. Buongiorno, sesto giorno qui in Val di Rascines e oggi piove. Yes! E quindi andiamo a comprare dei prodotti tipici. Che Sperando di trovarli. non c'è niente qua. Siamo tornati nel borghetto dove c'è il castello che abbiamo visto un paio di giorni fa. Abbiamo fatto un po' di spesa al marchettino, sempre di prodotti più o meno tipici di qua. Poi vi facciamo vedere cosa abbiamo preso. Poi abbiamo trovato questo ponte con questo ruscello impetuoso. Ora ha smesso di piovere, là sui monti comunque sono ancora le nuvole, e qua si apre un bello scorcio sulla Valle di Danna, che oggi pomeriggio dovremmo andare a visitare se non ricomincia a piovere. Comunque il meteo volge al meglio, anche se qui in montagna non si può mai dire. Ed ecco la nostra spesa: abbiamo preso tè alle erbe di montagna, che abbiamo già assaggiato, è buonissimo. Da noi non si trova, anche se c'è la Pompadour e la Coop dove abitiamo noi, ma non c'è l'erba di montagna. Già, scusa Alice, vai. Poi abbiamo preso questo che abbiamo mangiato ieri, è molto simile a quello che ci hanno dato al ristorante, quindi immaginiamo che sia lo stesso. È il camembert da fare alla griglia. Fai Alice, metti. Poi, vabbè, questo è un Lohaker Double Choc per la mamma, che è ghiotta. Vai Alice. Poi abbiamo preso i muesli e frutti di bosco, sempre per la mamma, che è ghiotta. Vai. Questo è il burro però con yogurt. Vai. Poi abbiamo preso una tisana per bimbi, il Biologisce infuso ai frutti, frutta bimbo. Oh, scusa Alice, mi dimentico sempre questa povera figliola. Poi il regalo per Alice, le bolle profumate. Poi abbiamo preso due Wuster Pickler. Questa Alice è molto ghiotta, la fanno crescere molto sana e tedesca. Tieni. E poi abbiamo, questo è il pezzo forte, lo speck in offerta, 11,90 € al chilo. E poi alla fine abbiamo preso praticamente un chilo. Ah, perché metà era di più. Vabbè, comunque abbiamo speso più di 50 euro in tutto. Altro tisana dell'Alto Adige, stavolta è la Viropa. E poi alla fine abbiamo ancora le fette tirolette per fare il toast. E infine, ecco un altro piatto forte, i mirtilli rossi. Questo lo useremo per fare il Kaiserschmarrn, che poi filmeremo a casa in una delle nostre ricette. Sono molto simili a quelli che ci hanno dato al ristorante, anche questi, perché non ci sono molti posti per fare la spesa, per cui probabilmente anche i ristoranti si riforniscano, cioè, di queste cose. Bene, abbiamo finito. Oggi a pranzo abbiamo cannelli pressati per me, pappardelle con la selvaggina per la mamma e maccheroni allo speck per Alice. E da un primo assaggio che abbiamo fatto, oggi non è neanche troppo condito, fortunatamente. Alice. Alice, che assaggia questi maccheroni con speck, pomodoro e panna, che sono la cosa più buona che
che abbiamo preso qui. Come sono, Alice, questi maccheroni? Buoni. Buoni? Vedi, Alice piacciono e piacciono anche al babbo e alla mamma, fortunatamente sono per tre persone, anche a Lemma. E quindi, insomma, ne mangiamo tutti. Oggi abbiamo mangiato qua all'Arkhof, e questo è il parco giochi intorno, peccato che ha piovuto. C'è tutto il percorso avventure, il salterello, le altalene, gli scivoli. Poi c'è il percorso a piedi nudi e anche questa cosa fantastica che è una specie di scivolo per le ciambelle. Adesso proviamo a farlo. Con la mamma e l'Alice che si sono impossessati di questa ciambella, si sono inerpicati in cima alla pista e ora verranno verso di noi. Eccola! Si è fermata a metà della pista perché ha trovato un intoppo. Comunque, insomma, va giù abbastanza veloce, ne ha fatto di strada. Adesso, per avere più peso, anche la mamma ha deciso di salire a bordo. Speriamo che non si schiantino lungo il percorso. Invece Emma è rimasta qui con me. Ecco che stanno per partire. Oddio, l'Alice è rimasta sopra. E la mamma sta arrivando verso di me. Alice ha pensato bene di rimanere lassù, in effetti. Non è pensata male. No, è, e ha deciso di scendere a piedi. Ed eccoci in Val Ridanna. Facciamo un giretto. Ci sono le nuvole abbarbicate sopra. Molto bella, molto aperta. Tra poco arriveremo al vero e proprio paese di Ridanna e forse vedremo anche la miniera. E siamo a Ridanna. Ci sono tre case, una chiesa e un albergo, però la valle è molto bella, è uscito anche un pochino di sole. Sembra comunque un po' un paese un po' deserto come tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora. Cioè, non c'è molto, c'è la partenza dei sentieri. Però la valle è bella, molto bella. Per fare delle passeggiate anche se oggi comunque fare. Ci è arrivati al mondo delle miriere di Ridanna, della Val Ridanna. Qui finisce la strada, siamo a Masseria. E cos'è quello? Peccato che appunto le visite guidate, a parte sarebbero state visite guidate, si potrebbe anche visitare forse da fuori, ma le bambine sono addormentate, quindi adesso ci dirigiamo a dei giardini di erbe aromatiche. Ci ha attraversato un gatto nero, però noi non siamo superstiziosi, però se voi lo siete starà per succedervi qualcosa sicuramente. Ed ecco il castello di Wolfsturn, visto di fianco, si vede proprio bene dalla strada. Ora c'è un po' di alberi. Ecco il castello in tutta la sua bellezza con davanti la chiesetta, molto bello. Oltre Vipiteno siamo entrati in Val di Fleres. Tra poco scorgeremo l'impianto della Durns, che però ho paura sia una seggiovia e non nuovo, e quindi per noi era impossibile prenderlo. E poi arriveremo a questo giardino delle erbe aromatiche. Ci sono monti alti con la neve. Siamo a Wipptal, giardini di erbe aromatiche. E volendo ci sarebbe tutto un percorso, sarebbero visite guidate, ma non a quest'ora.
e loro coltivano erbe aromatiche, per cui c'è uno shop dove ci dovrebbero essere infusi, liquori, sciroppi e quant'altro, quindi ora andiamo a vedere. Facciamo vedere i nostri acquisti. Allora, tisana elisir d'amore con foglie di nocciolo, erba Luisa, fiori di rosa, malva e lavanda. Poi abbiamo preso tisana sogni d'oro con melissa, fiori di verbasco, luppolo, grano saraceno, fiori di tiglio, monarda, milioto e malva. E infine tisana mare fiorito con foglie di more, nepeta cataria, calendula, chillea, verbasco, fiori d'aliso e fiori di sambuco. Scelta dall'Alice. Infatti, e poi per la nostra solita bevanda con acqua gassata e succo abbiamo preso lo sciroppo di menta citrata barra erba cedrina, che insieme a quello di lampone di ieri lo mescoleremo con un po' di acqua gassata, poi faremo vedere ed è buonissimo. Come ultima tappa di questa giornata e anche di questo viaggio abbiamo deciso di venire a fare una girata a Vipiteno, anche per prendere una volta per tutte questa cioccolata calda che io voglio da tutta la vacanza. E questa siamo già, abbiamo parcheggiato in un parcheggio a pagamento, siamo già nella piazza della torre dell'orologio che dovrebbe dividere in due la cittadina. C'è un po' di movimento rispetto ai posti che ci ha abituato a vedere la bar di Racines e niente, dovrebbero anche esserci dei negozini molto bellini. Ora si va un pochino a vedere e soprattutto ci si ferma a fare merenda. Ci siamo fermati qui in centro a Vipiteno, abbiamo già bevuto 3 cioccolate calde e una fetta di torta di mele. Le cioccolate erano piuttosto buone, la torta, insomma, che la torta va presa nella malga, nella baita, insomma, qui di Piteno, almeno qui dove l'abbiamo presa noi, non era proprio il massimo. E Lemma è un po' agitata, sta mettendo i dentini, 2 molari contemporaneamente, però insomma ha parecchio appetito, ha divorato buona parte della torta. Ci siamo appena fermati in questa prima parte di Piteno a fare merenda con cioccolata calda con panna e strudel con panna, e adesso ci incamminiamo verso l'altra parte. La Alice sta impazzendo, ha cominciato ad andare al gattone. Via, siamo alla sera dell'ultimo giorno che è da passare qui, facciamo vedere gli ultimi acquisti che abbiamo fatto a Vipiteno. Io mamma le voglio dare sul letto. Ok. Questi sono calzini del babbo con i piedini e con un pelo molto morbido. Tieni, Alice, per il babbo. Poi per l'Alice delle fantastiche forbicine verdi che ora lei comincerà a usare proprio per sminuzzare tutto. E udite udite, un bellissimo fermaporte a forma di, Alice fallo vedere, a forma di mucca, che era proprio quello che si cercava. Quindi abbiamo trovato tutto quello che ci eravamo prefissati di prendere come ricordino e anche come cosa utile, molto utile pensare a cosa comprare quando si va in vacanza. E niente, questa vacanza è arrivata al termine, è stato bello. Anche a me, mamma. No, questo si è già fatto vedere. Siamo stati contenti, abbiamo fatto tante cose, sempre cose diverse, con i bambini ci siamo divertiti e abbiamo scoperto nuove cose da mangiare, le fragole di Racines che sono buonissime, il famoso formaggio grigio che però non si, era talmente famoso che non si conosceva, e poi questa bevanda fantastica al gusto di sciroppo di lamponi, oppure abbiamo comprato questo sciroppo di menta e limone da unire all'acqua frizzante, oppure anche per fare ghiaccioli secondo me, e quindi ci portiamo a casa delle belle esperienze fatte. E se avete bambini piccoli vi consigliamo Racines, perché comunque una settimana ci si passa bene. Fortunatamente ha piovuto soltanto un giorno, se fosse più continuato a piovere ci sarebbero state altre alternative, tipo il balneum di Vipiteno, una piscina anche chiusa. Quindi niente, via, questa vacanza è arrivata al termine, vi salutiamo, a presto!